Un'imprevedibile simpatia per il mondo. Questo è il titolo del libro presentato al Teatro Lux in piazza Santa Caterina a Pisa, alla presenza di Monsignor Don Roberto Filippini, nuovo vescovo della diocesi di Pesce, del professor Massimo Toschi, consigliere della presidenza della regione Toscana per il dialogo e la pace fra le culture. Si tratta del testo di un intervento che padre Ernesto Balducci svolse durante un convegno della FUCI a Pisa nel 1966, a distanza di un mese dalla chiusura dei lavori del Concilio Vaticano II dell'8 dicembre del 1965. L'incontro è stata l'occasione per ripercorrere la profondità, la lungimiranza e l'attualità del pensiero di colui che è considerato uno dei maggiori intellettuali cattolici che seguirono i lavori del Concilio Vaticano II. Cosa fatta Capua? E a proposito di Capo, anche la questione del Capodanno è stato motivo di contesa tra Firenze e Pisa, non per il cenone o i botti di San Silvestro, ma per il Capodanno del 25 marzo, infine vinto da Pisa. Abbiamo rimesso nei giusti binari la vicenda del Capodanno, devo dire anche grazie al contributo importante di Antonio Mazzeo come consigliere regionale e membro dell'ufficio di presidenza, consigliere pisano, che ovviamente ha aiutato a ricondurre la cosa. Allora, la regione innanzitutto non avrà un ruolo di protagonista, ma al contrario farà un ruolo di coordinamento, nel senso che i comuni e i territori che vorranno fare iniziative mantenendo ognuno la propria denominazione, per noi ovviamente sarà Capodanno Pisano, potranno accedere a un bando che uscirà a giorni da parte della regione. La regione finanzierà le varie iniziative, ovviamente che avranno il parere favorevole della regione. Ovviamente capofila sarà Pisa per la storia, per quello che rappresenta oggi nel territorio anche della regione il Capodanno Pisano, tant'è che la regione sarà presente il 25 marzo qui da noi, e la regione non farà iniziative come aveva invece annunciato, ma si limiterà a aprire il proprio palazzo, a fare una mostra e lascerà lo spazio alle varie realtà territoriali che festeggiavano l'inizio dell'anno il 25 marzo, perché peraltro non tutti i territori avevano questa data come inizio anno. Di conseguenza abbiamo reimpostato la cosa anche nel nome, perché si chiamerà 25 marzo Capodanno dell'Annunciazione, proprio a mettere insieme tutta quella parte della realtà regionale che aveva questa tradizione. C'è la musica dell'orchestra Area 3 che accompagna i genitori più piccoli qui a Savignano Basso, all'interno del circuito di pattinaggio che ospita la 40ª edizione del carnevale dedicato ai bambini di Savignano Basso, con i carri allegorici sopra rappresentati ovviamente i personaggi e le fantasie di oggigiorno, ma rimane imperturbabile nel tempo la figura di Pinocchio, qui interpretata da Ilaria Nieri, che è coordinatrice della consulta di Savignano Basso. Tra i vari soggetti che insieme alla Casa della Cultura di Savignano Basso, il Circolo Arci di Savignano Basso e il Centro Commerciale Naturale di Savignano Basso hanno fatto sì che questo carnevale potesse essere realizzato. 40 anni sono tanti, si entra nella storia, si apre una finestra addirittura con l'interessamento da parte del Consiglio regionale, ci sono delle belle promesse. Sì, buonasera da Pinocchio, buonasera dal carnevale qui di Savignano Basso, vediamo tantissimi bambini che si stanno divertendo. Perché Pinocchio? Perché il nome di Savignano Basso prima era proprio Pinocchio, la frazione si chiamava Pinocchio, e ci saranno in tutto il 2016 delle grandi sorprese anche su questo nominativo della frazione di Savignano Basso. Ecco perché l'emblema e la mascotte è Pinocchio. Poi ovviamente il carnevale dei bambini da 40 anni, solo bambini, e tutto come sappiamo basato su Walt Disney e sulle vecchie fiabe di una volta. Niente, come coordinatrice sono molto contenta di collaborare con il Comitato Carnevale, con la Casa Culturale, l'ARCI
e il circolo ACI e col CCN per far sì che questa iniziativa continui ancora per tanto tempo. Ne ricordo anche dei nostri predecessori che hanno iniziato questo grande carnevale e forse dall'assù ancora ci aiuta. Ovviamente dedicato ai bambini, c'è il compito di dover sottolineare che è tutto forza del volontariato, si accede all'interno del circuito gratuitamente, tutto è gratuito, ovviamente l'importanza è l'unica cosa che è d'obbligo, è il divertimento. Infatti questo è un carnevale completamente dei bambini, è gratuito in uno spazio qui dietro la Casa Culturale che è completamente al sicuro per i bambini, fuori dalle strade, fuori dai veicoli, ma tutto in sicurezza e quindi il posto migliore proprio per fare balocchi. Nei prossimi giorni andrà in onda anche un servizio più dettagliato di questa prima domenica di carnevale che ricordiamo poi si protrarrà fino al 7 febbraio con il lancio del Pinocchio nello spazio. Grazie tante, non volerò io sicuramente, ma sarò qui il prossimo anno. Pinocchio non mancherà mai. Siamo in orario, prego, possiamo riferire. Inizia con il piede giusto il girone di ritorno dell'AC Pisa 1909, la formazione di Rino Gattuso sbanca Prato con un gol di Macris a 10 minuti dalla fine sul calcio d'angolo, il greco è saltato più in alto di tutti e ha messo alle spalle del portiere Rossi un pallone importantissimo che vale una vittoria, valgono 3 punti e dopo il pareggio della spalla a Lucca ora i punti che distanziano il Pisa dalla capolista sono solo 3, anche se Gattuso dice sul campo sarebbero 2, sapete tutti il punto di penalizzazione. Una partita non bella ma muscolare e molto attenta, per certi versi i passi e le movenze di una squadra cinica che ormai sa cosa vuole, sa quando colpire, sa anche soffrire muscolarmente, ora è assolutamente una squadra molto più importante di prima con gli arrivi che ci sono stati recentemente. È entrato anche Eusebi a 20 minuti dalla fine, ha dimostrato subito con la sua fisicità e con la sua tecnica di poter dare un grande contributo, soprattutto nel settore nevralgico del gioco, sia nel settore centrale che in quello di attacco. Una vittoria, ripeto, molto importante che ora va capitalizzata nella gara interna di sabato contro il Teramo, una squadra che è nei bassi fondi della classifica ma c'è poco da affidarsi. È indubbio che passato l'euforia dei 3 punti, ora tutte le attenzioni sono incentrate sulla presentazione del nuovo CDA e del nuovo presidente dell'AC Pisa. Nella giornata di lunedì alle ore 18 ci sarà questa conferenza stampa dove di fatto sarà annunciato il nuovo corso, sia dal punto di vista societario sia dal punto di vista strategico e di programmazione. Una sorta di seconda repubblica si apre, come piace dire a Fabrizio Lucchesi, che smetterà di fare il presidente, 99 su 100 sarà Fabio Petroni, fondatore e presidente di Terra Vision, Lucchesi tornerà a fare il direttore generale, sarà vicepresidente Giancarlo Freggia e l'altro consigliere, l'avvocato Vincenzo Taverniti che abbiamo avuto al telefono in esclusiva martedì sera all'interno del Nerazzurro. Quindi giornate piene, giornate di grande euforia, con un elemento che non dimentico mai in tutte le valutazioni che faccio quando parlo del Pisa. Rino Gattuso è lui, l'arma in più. Per il Pontedera, quello di sabato, il quinto pareggio casalingo, i Granata vengono fermati sullo 0-0 dal Savona, ultimo in classifica, ma in attesa delle sentenze. I padroni di casa non sembrano completamente padroni del gioco, soprattutto nella finalizzazione, ed anche un po' sfortunato alla scadere del primo tempo quando Falcone devia, contro l'incrocio dei pali, una punizione. Una partita poco emozionante quella che si è vista allo stadio Mannucci. Tra i migliori in campo Gemignani, esattamente come nell'ultima gara casalinga prima di questa, l'esterno, ispirato dal terreno amico, ha spiccato per dinamismo e idee proposte, mostrando di essere cresciuto anche come personalità. Il tutto cuoio torna dalla trasferta a Rimini con un punto in tasca a frutto di uno 0-0. Bella occasione per i neroverdi con Marchetti al 12esimo che serve Palumbo al centro. Quest'ultimo a porta libera manda al lato.
Ancora un'altra bella occasione per la formazione di Lucarelli, arriva al 26esimo con Anacura che mette in mostra tutta la sua bravura negando il gol a Bangal che aveva deviato a botta sicura il cross di Marchetti. Nel secondo tempo il Rimini ha una bella chance ragazzo, serve Varutti che a sua volta cerca Bariti in mezzo all'area. Grande botta, Esposito però evita il peggio. Per il Rimini, che resta in 10 per l'espulsione di Varutti, reo di aver commesso un fallo su Calvano, alla fine una partita che si conclude sullo 0-0.